insomma, una storia, io di Roma, lui del Nord Italia, però dopo un po' di tempo, insomma, succede che lui mi chiama e mi fa: amore, non so se mi hai visto pensierosa oggi. Io ho detto no. E mi fa: ho riflettuto sul fatto che forse non dovremmo, che a un certo punto Elio il gelo, gli ho detto: ma tu mi stai lasciando? E lui a un certo punto rimane un attimo così e inizia questo gramlo del coraggio. Lui fa: è la Juve, è la Champions. Inizia questa maieutica de Socrate in cui praticamente io a un certo punto lo aiuto a lasciarmi, in sintesi io me lascio da sola. È come se te a un certo punto vedi Giovanna d'Arco sulla pira e gli fai: Giova, abbi pazienza, che ce l'hai in accendino, me lo sono scordato, così te do fuoco. Quando vi lasciate sui social, l'unico imperituro comandamento è sparire. Perché se metti la foto che piagni sei patetico, se metti la foto con le zinne de fuori che sia patetico che sottone. Quindi cosa ho fatto io il giorno dopo che mi sono mollata? Il mignottone pazzo. Ho messo tipo una sorta di stories dove c'era io con le zinne de fuori, con le canzoni di Tiziano Ferro. Diciamo che era un po' una sorta di pietà di Michelangelo social. E quindi, capito, noi pensiamo che fare il mignottone pazzo ci riporti la persona da noi. Non so se voi conoscete il mignottone pazzo, lo conoscete? Vi faccio la sigla. Mignottone pazzo, quel mignottone pazzo, se la tua dignità è finita già, il mignottone pazzo te la restituirà. Brava! Brava! Grazie.